risultare inappropriata, perché il Requiem richiama nuovamente la Quaresima. Ma in realtà l'Avvento nasce con una configurazione simile alla Quaresima. Infatti, pur nella loro diversità teologica e di contenuti, l'Avvento e la Quaresima sono due momenti fondamentali del calendario liturgico della Chiesa Cattolica. In entrambi si vive un'attesa ed entrambi, con carattere e toni diversi, annunciano l'arrivo della buona novella, rispettivamente la nascita di Gesù e la risurrezione dopo la morte. Noi stasera, in un concerto, percorreremo la vita di Gesù. In una serata di Avvento canteremo un Requiem, in altre parole, l'inizio e la fine della parentesi terrena di Gesù. Nel corso della storia, molti compositori si sono cimentati nello scrivere un Requiem, basandosi come fonte tematica sulle melodie gregoriane. Anche Durufleu si rifà fedelmente alla melodia gregoriana adottata dai monaci benedettini. Infatti, il gregoriano percorre tutta la messa, ma Durufleu ruppe la tradizione di scrivere il Requiem di carattere drammatico. Durufleu compose il suo Requiem offrendo un aspetto confortante della morte, vista come una via verso il luogo di pace e di riposo, e come desiderio di felicità della vita, piuttosto che come un terribile luogo di arrivo. Questa caratteristica di questa composizione, e inoltre la sua bellezza, fanno sì che questo Requiem possa essere seguito e ascoltato non esclusivamente nel periodo di Quaresima. Infine, a coronamento di tutto ciò, è fortemente legato anche all'Avvento e al Natale, è il dipinto della locandina, il dipinto Rama di Van Gogh fiorito, di Vincent Van Gogh. Il desiderio di Van Gogh è quello di dare con l'arte gioia, consolazione a ogni creatura. E il ramo di mandorlo fiorito si ha di fronte allo schiudersi della vicina, un vero inno alla vita, raffigurato con pochi rami rigogliosi, da cui nascono boccioli bianchi purissimi su uno sfondo turchese di un cielo brillante, limpido e sereno. Il dipinto è realizzato nel 1890, l'anno in cui nasce il nipotino di Vincent van Gogh. Il ramo, come la primavera, significa rinascita, speranza, calore. Ed è questo che rappresenta per l'artista la nascita del piccolo. Un'immensa e inspiegabile felicità che vuole raccontare come meglio gli riesce con la sua arte. Dipinge questa tela pensando a lui come un dono di vita e di gioia. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
ringraziare Don Leonardo Sgobba che ha messo a disposizione la Basilica, mi ha dato la possibilità di fare delle prove nonostante un incidente di percorso. Infatti, il concerto era previsto per il fulmine. Ci tengo a fare a tutti quanti voi auguri di buone feste.